Buonasera a tutti, sono molto emozionata stasera di essere qui di nuovo fra voi perché tutto questo è nato a marzo in questa sala. Siamo stati invitati a Chieri, una città che ha una sua storia, una bellissima città. Ci eravamo già accorti del calore che sprigionava stare qui, ma non avevamo immaginato che potesse essere così fruttuoso questo nostro primo incontro. Noi siamo qui stasera come Ares con il Postale della Salute, che è un'iniziativa che ha promosso l'Agenzia Regionale dei Servizi Sanitari, l'Assessorato alla Sanità, fra l'altro l'Assessore alla Sanità ci porge i saluti e si dispiace di non poter essere con noi, ci avrebbe tenuto particolarmente ma era impegnata in un'altra iniziativa con Legno. E quindi siamo qui con il Postale della Salute, che ha già lavorato in questo territorio nel periodo di maggio e di giugno, tessendo delle reti di comunità. Questo è lo spirito con il quale l'Ares intende promuovere la salute nei territori piemontesi. E devo dire che a Chieri sembra che sia più facile di molti altri luoghi. In particolare ringrazio il sindaco, che è stato fin dall'inizio un grande sostenitore di questo progetto Chierit, e l'assessore Antonino Zullo, che oltretutto è un medico anche lui, quindi sono compagni di strada in tanti modi, criminologo. Beh, comunque. E quindi la percezione del problema della salute legata all'alimentazione è per loro anche una condizione di lavoro e professionale. Allora, noi in questo momento abbiamo avuto un'ulteriore coincidenza fortunata, perché il Politecnico di Torino, dovendo scegliere per il suo corso di disegno industriale un caso di studio per i suoi studenti, ha deciso di scegliere il progetto Chierit. Quindi io ringrazio il professor Bistagnino, che stasera è con noi, e la dottoressa Patrizia Belluzzo, che stanno conducendo ben 140 studenti ad occuparsi di questo caso di Chieri. E il tema del corso, che riguarda l'innovazione, si riferisce proprio a dare un supporto concreto alla possibilità di progettare qualche cosa che ha molto a che vedere intrinsecamente con lo spirito del progetto. Il progetto si occupa in particolare di salute, nasce come salute, riguarda il fatto che si possa effettivamente, come diceva prima l'assessore Zullo, mangiare meglio e quindi stare meglio, e poi avremo qui stasera il professor Berrino, che è un'autorità nazionale e internazionale sul tema, e quindi capiremo meglio che cosa significa, ma abbiamo anche il problema di quanto questo impatti sull'ambiente generale. In particolare sulla produzione agricola, come la produzione agricola possa essere migliorata, perché effettivamente noi siamo stati nella cultura del chimico in agricoltura per moltissimi anni, certamente una cultura che ha prodotto una produzione molto elevata, di qualità però probabilmente non eccezionale. Ecco, direi che il progresso che c'è oggi nell'ambito dell'agricoltura permetterà di mangiare meglio di quanto non si faccia adesso e quindi di vivere probabilmente in miglior salute. Allora, io vorrei invitare Francesco Mazzarella, che credo sia il relatore di questo gruppo di studenti, a venire a presentare il risultato di queste due settimane. Sei già qui? Magnifico, bellissimo. Ma tu sei sempre quello del team, tribù team? Ah, ho capito, perché siete già brillantissimi. Vabbè, sono le star del corso. Va benissimo. Allora, prego. Hai bisogno del microfono? Buonasera a tutti, sono Francesco Mazzarella, studente di disegno industriale del Politecnico di Torino. Sono qui in rappresentanza del corso di gestione dell'innovazione del progetto curato dalla dottoressa Patrizia Belluzzo, con il coordinamento del presidente del corso di studi Luigi Bistagnino. Chi siamo? Beh, siamo ben 140 studenti, come già stato detto, che ci siamo presentati come giovani menti pensanti, o almeno ci proviamo, e siamo organizzati per questo lavoro in 12 team, ciascuna delle quali ha eletto a capo un team leader. Ecco, per cosa lavoriamo? Stiamo collaborando appunto con il progetto Chierit, e ciò che ogni gruppo presenterà sarà un prodotto o anche dei servizi di comunicazione per la sensibilizzazione culturale del nostro target di riferimento. Dunque, ci rivolgiamo in primis ai cittadini, ma soprattutto molto importanti sono anche i giovani ragazzi nelle scuole, e poi senza dubbio anche i produttori, i gruppi di acquisto solidale, gli ospedali e i ristoratori.
Come lavoreremo? Il nostro metodo di lavoro è quello, è la metodologia progettuale propria del Politecnico di Torino, del corso di disegno industriale in particolare, che si articola in 5 step successivi, a partire dal brief, ossia abbiamo accolto quindi le richieste della committenza di Chierit e siamo giunti poi a questo punto all'analisi dello scenario. Dunque abbiamo analizzato il contesto storico, culturale ed economico di Chieri in cui si va a inserire il progetto, e poi abbiamo definito già i valori che i nostri progetti mirano a veicolare. Dunque cerchiamo di sensibilizzare i cittadini e il nostro target a instaurare un nuovo rapporto con il cibo, e il target di riferimento dunque è individuato appunto nelle fasce che avevamo indicato prima. E infine abbiamo anche analizzato ciò che nel campo della comunicazione su queste tematiche è già stato effettuato anche da altre attività collaterali. Per quanto riguarda bene lo scenario, abbiamo raccolto una massa critica di informazioni relative a Chieri, in particolare il suo legame con la tradizione storica, religiosa, ma soprattutto anche la cultura rurale, che abbiamo visto che è ben radicata e visibile ancora oggi nel territorio. E inoltre vediamo che Chieri offre un ampio panorama enogastronomico, e questo può costituire senza dubbio un input, uno stimolo per instaurare una possibilità di turismo rurale. E in particolare anche Chieri si può vantare del legame con tutta la filiera piemontese del gusto, a partire dall'iniziativa di Slow Food e altri simili. Quindi Chierit si va a inserire in questo scenario già noto e ben affermato. Quindi a questo punto siamo giunti dunque nel cuore della conversazione, e quindi possiamo in qualche modo analizzare quello che è il concept del nostro progetto, cioè le idee portanti che stanno alla base delle nostre proposte. E le possiamo sintetizzare in una sola frase: dare per il gusto di dare. Dunque, quello che noi tendiamo a fare è cercare di sensibilizzare il consumatore affinché possa passare dalla condizione di consumatore passivo a consumatore attivo e consapevole, quindi coattore. I valori che noi intendiamo veicolare si possono raggruppare in 3 grandi gruppi: la sostenibilità, le nuove relazioni, ma soprattutto una nuova cultura del cibo. Dunque, solo 2 concetti intendo sottolineare: il rapporto diretto con i cibi, che passa attraverso tutte le sensazioni dell'utente nei confronti del cibo, e poi il benessere, inteso non solo come benessere alimentare, ma anche come benessere etico, per giungere a un miglioramento della qualità della vita. Dunque cerchiamo di sensibilizzare i consumatori a instaurare un nuovo rapporto con il cibo, come è stato detto, e in particolare quale cibo? Il cibo biologico, e perché esso è sano, nutriente, sicuro e favorisce le risorse rinnovabili. In parallelo comunque cerchiamo anche a sensibilizzare dei rischi che sono correlati al consumo di cibi convenzionali e OGM. Giusto per dare un dato, pensate che nel 2007 sono morti ben 62 milioni di abitanti al mondo dovuti al consumo di questi alimenti. Il target di riferimento appunto è la città di Chieri, ma poi si pensa anche di progettare in maniera locale, quindi estendersi anche ai territori circostanti. E per quanto riguarda la popolazione, abbiamo evidenziato che la maggioranza della popolazione si trova in una fascia economicamente attiva, e quindi i nostri progetti si rivolgono proprio a questa fascia, perché attraverso, incoraggiando degli acquisti consapevoli, si può dare vita a un vero e proprio cambiamento sociale. Infine, per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo analizzato tutto ciò che riguarda la certificazione e il controllo, perché miriamo a sensibilizzare i consumatori in modo tale da renderli consapevoli e in grado di discernere i prodotti biologici da quelli non, attraverso il riconoscimento dei marchi biologici che sono presenti sui prodotti. Ecco infine una serie di iniziative per quanto riguarda ciò che è già stato fatto in questo ambito, quindi sulle tematiche che noi andremo a affrontare. E dunque siamo arrivati appunto allo step dello scenario, ma stiamo continuando il nostro percorso, quindi per arrivare a elaborare il sistema esigenziale dell'avamprogetto, e poi a entro dicembre, alla fine del corso, la presentazione dell'avamprogetto alla committenza. Grazie per l'attenzione. Ragazzi, brillante la docente Patrizia Belluzzo, che in 2 settimane li ha già portati a fare questo livello di riflessione.
Abbiamo in particolare interesse ad avere dei ragazzi con noi perché questo tipo di cultura non potrà che passare alle nuove generazioni, perché questo tipo di cultura garantisce il loro futuro e chiaramente devono essere loro a responsabilizzarsi nei confronti del loro futuro. Bene, a questo punto se Alessandra volesse dirci giusto una parola su che cosa abbiamo distribuito all'ingresso, una cartolina che il postale desidera venga recapitata. Alessandra Viglione, la responsabile del postale della salute. Grazie Alessandra. Buonasera, avete ricevuto all'inizio questa cartolina, se non l'avete ricevuta poi potete raccoglierla ancora alla fine. Adesso la mostro, se mi aiuti. Questa. In questa piccola cartolina noi abbiamo una proposta di iniziare un meccanismo di coinvolgimento e partecipazione per i cittadini. Noi abbiamo raccolto quelli che abbiamo chiamato gli ingredienti segreti per mangiare e vivere bene, gelosamente conservati nel ricettario del postale della salute e ispirati a un bel libro di Enzo Bianchi che è Il pane di ieri. Bene, questi ve li lasciamo. A fianco, nell'altra pagina, c'è il tuo ingrediente segreto, qual è? Vi chiediamo una parola chiave, un pensiero guida, una proposta concreta per la città sui temi che oggi ascolterete. Potete lasciarci metà della cartolina, passeremo a raccoglierla alla fine, già scrivendo qualcosa stasera. Oppure, se preferite, potete inviarla al sito che vi invitiamo anche a consultare, che è www.ciboecibo.it, sul quale poi vorremmo raccogliere e pubblicare tutte le vostre proposte. Quindi è un invito a cominciare a dialogare attraverso questo momento che non è non solo di informazione importante, ma anche di vostra partecipazione. Grazie. Bene, a questo punto vorrei dare la parola a Franco Perrino, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, grande esperto dei rapporti fra alimentazione e salute, anzi, credo partendo da alimentazione e malattia, forse. Franco, ti devo dare il microfono perché se no... Buonasera, grazie, sono molto onorato di questo invito e della vostra della partecipazione numerosissima, ci sono le sedute per tutti. Questo simbolo, questo ideogramma cinese, rappresenta un viandante che viaggia con una canna di bambù sulle spalle. Sapete queste stampe cinesi dove c'è una canna di bambù a cui sono appesi due secchi, che sono il secchio dello yin e il secchio dello yang, il secchio dell'energia espansiva, il secchio dell'energia contraente. Il secchio dell'energia che viene dalla terra, yin, l'energia che viene dal cielo, yang. E tra queste due energie ci sono delle interazioni potentissime, c'è una risonanza che ci deve essere estremamente importante. Se c'è questa risonanza, allora il viandante può seguire la sua strada, che è la strada del Tao. Il Tao vuol dire la via. E il Tao tra volte è rappresentato anche con questo simbolo, con lo simbolo dello yin nero e dello yang bianco. Lo yin l'energia femminile, lo yang l'energia maschile, lo yang l'energia degli animali, lo yin l'energia delle piante. E anche nel cibo ci sono i cibi più yin e i cibi più yang. Per esempio, in tutte le culture del mondo c'è un tentativo di equilibrare lo yin e lo yang. Tutti i popoli del mondo si sono evoluti a basare la loro alimentazione sui cibi che ci sono qua, che sono i cereali e i legumi, e poi varie verdure. I cereali e i legumi sono la base del... Da noi si mangia la pasta fagioli, in Nord Africa si mangia couscous con ceci, in Oriente la soia con legume, con il riso, in Messico si mangia le tortiglie di mais con i fagioli neri, in Africa si mangia il panico, il miglio con le
cereali e legumi rappresentano un buon equilibrio di yin e yang. Un debole yang dei cereali, un debole yin dei legumi, stanno molto bene assieme, si compensano, si integrano. Possiamo apprendere anche qualcosa di più yang, come il pesce, gli animali sono più yang. E allora però dobbiamo equilibrarlo con qualcosa di più yin, magari con un'insalata, spesso il pesce viene servito con una patata bollita. Possiamo prendere qualcosa di più yang come formaggio. Il formaggio classicamente, no? Si mangia con le pere. Bisogna equilibrare lo yang del formaggio con le pere. I formaggi stagionati vengono serviti spesso con il miele. Il formaggio stagionato è molto yang, no? Il parmigiano è molto yang, no? E te lo danno da mangiare con il miele, che è molto yin, molto espansivo. Se mangi la bistecca, ti fai una bella insalata, un'insalata di pomodoro, e ti bevi anche un bicchiere di vino, il vino è yin, no? Il vino ci distende, no? La bistecca ci contrae. Il prosciutto si mangia con il melone, con i fichi. Il prosciutto è una carne, quindi è yang perché è una carne rossa, è salata, il sale è molto yang. Si mangiava con qualcosa di molto yin, con un fico. Il fico fra tutte le frutte è quello più yin, perché non ha nemmeno un centro dentro, soltanto tanti semini sparsi. E poi si arriva alla degenerazione maggiore, che mangiare l'hamburger, cioè una carne rossa scaldata ad altissima temperatura alla piastra, no? Che raggiunge delle temperature di 250 gradi, è quella temperatura che provoca delle alterazioni in questa carne, provoca anche la formazione di sostanze cancerogene. E la si mangia con il peggio del peggio delle bevande che sono disponibili oggi. Si mangia con la Coca-Cola è molto lì, no? Ci sfonda, ci smonta, no? L'equilibrio dello yin e dello yang, no? È sempre cercato in tutte le cucine, ma è molto difficile equilibrare un hamburger con una Coca-Cola, no? È molto più facile equilibrare la pasta con i fagioli. È interessante che nel nostro lavoro di ricerca su alimentazione e cancro c'è stato questo investimento, no? In cui un centinaio di ricercatori nel mondo hanno lavorato per 3 anni per rivedere tutta la letteratura scientifica, tutti gli studi scientifici su alimentazione e cancro. Noi ci siamo occupati di tumori della mammella, tumori dell'ovaio, altri gruppi si sono occupati di tumori del polmone, altri in Giappone dei tumori dello stomaco, altri negli Stati Uniti dei tumori del colon e così via. E poi tutti questi gruppi di lavoro hanno fornito i loro risultati a un comitato di saggi, di persone molto esperte, che hanno redatto, tratto le conclusioni. Questo volume lo trovate su internet, dovete cercare WCRF, che vuol dire Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, World Cancer Research Fund. È stato pubblicato esattamente 2 anni fa. E questo è il comitato di saggi, ne ha tratto delle raccomandazioni. E allora vi presento brevemente queste raccomandazioni. Sono esattamente le raccomandazioni del Rubio, ho cambiato soltanto l'ordine per evidenziare con dei simboli gli alimenti che sono yin e gli alimenti che sono yang. Il triangolo con la punta in basso sta a indicare degli alimenti yin. Il triangolo con la base in basso sta a indicare degli alimenti yang, no? Ebbene, queste raccomandazioni, che non sono le mie, sono quelle del mondo della ricerca sull'alimentazione cancro, dicono evitare le bevande zuccherate, ma non solo la Coca-Cola, la Cicola, la Schweppes, eccetera, ma anche tutti i succhi di frutta che contengono zucchero, gli yogurt che contengono zucchero. Vedete la differenza tra evitare e limitare, eh? L'alcol, si sa, l'alcol è una causa di tumori della bocca, della gola, dell'esofago, del fegato, della mammella anche. Ma la raccomandazione è di limitare, non limitare, no? Non c'è bisogno di limitare, è sufficiente bere in quantità moderata. E l'alcol è anche molto yin, lo zucchero è più yin dell'alcol. E poi dice limitare i cibi ad alta densità calorica. Cosa sono i cibi ad alta densità calorica? In poco volume contengono tante calorie, i cibi che fanno ingrassare. Sono gran parte dei cibi pronti che ci propone oggi l'industria, sono le merendine con cui vogliono far ingrassare i nostri bambini, sono
i cibi, quelli che si comprano già cotti da mettere direttamente nel forno a microonde, no? Sono i quattro salti in padella, sono questo tipo di cibi, eh? Sono i tortellini rana, sono i fiocchi Kellogg a colazione, no? Questi sono i cibi ad alta densità calorica, e che sono gli che contengono grassi e zuccheri. E poi c'è di evitare anche lo yang estremo, cioè le carni rosse salate, che sono le carni conservate. Evitarle, dice. Il che non vuol dire che non puoi mai mangiarti un insaccato, no? Ma deve essere, non deve fare parte dell'alimentazione normale. Sapete che noi diamo sempre da mangiare tutte le sere il prosciutto cotto ai malati in ospedale. Perché vogliamo bene i nostri malati, vogliono che dormino da noi, no? È veramente incredibile come non si riesca ad influire su questi meccanismi perversi degli appalti per gli ospedali. Limitare i cibi conservati sotto sale, limitare anche il sale, il sale va bene, bisogna mangiarlo con moderazione. Limitare le carni rosse, le raccomandazioni sono, non c'è bisogno di mangiare le carni rosse, ma se le mangiate, non mangiatene più di 4 etti la settimana, vuol dire 2 bistecche. Le carni rosse sono legate soprattutto ai tumori dell'intestino. Chi mangia più carni rosse ha più tumori dell'intestino. Ma poi c'è la raccomandazione centrale, che è la grande saggezza dell'equilibrio di Yin e Yang. Basate la vostra alimentazione quotidiana prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con un'ampia varietà di cereali non raffinati, quindi non la farina 00, non il pane bianco, il pane integrale va bene, no? Non il riso bianco, il riso integrale va bene, i legumi, le verdure e la frutta. E questa è una figura di Lao Tse, che ha presentato con le tavole in mano, che sono questo libro del Tao Te Ching, no? Il libro della via e della virtù. E dice, vi leggo soltanto un aforisma, con cui inizia il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao, il principio del cielo e della terra. Il Tao non può essere compreso perché è infinito, mentre la mente dell'uomo è finita. Non possiamo comprenderlo come non possiamo comprendere la realtà perché è troppo complessa, ma possiamo fare un'esperienza. Il Tao ci dà un messaggio che dobbiamo guardare la realtà nel suo insieme, non tanto di dividerla in tanti pezzettini per studiarla separatamente. Sapete, nella scienza preventiva, negli ultimi 25 anni sono stati fatti tanti esperimenti sull'uomo. Si era visto per esempio che le persone che mangiano regolarmente frutta e verdura si ammalano meno di cancro del polmone, e quelli che mangiano frutta e verdura ricche di beta-carotene si ammalano ancora meno di cancro del polmone, a parità di sigarette fumate, si ammalano lo stesso, bisogna, non è che basti mangiare verdura per togliere l'effetto del tabacco, però lo riduci. E allora si era pensato, diamoglielo noi il beta-carotene ai fumatori in modo da ridurre il cancro del polmone, no? Grandi studi sul beta-carotene, decine di migliaia di persone divise in due gruppi, metà che prendevano beta-carotene, metà che non lo prendevano, hanno dato un risultato drammatico, un aumento del cancro del polmone, non una diminuzione. Perché se io vi do un veleno, più ve ne do, più vi avveleno. Ma se io vi do una sostanza che fa bene, non è che più ve ne do, più vi fa bene. Vi fa bene nella dose giusta. E qual è la dose giusta? È la dose che il buon Dio ha voluto mettere nelle verdure, nelle frutte, nei cereali, nei legumi. E vedete, in questa diapositiva ho elencato tutti i grandi studi che mostrano che generalmente o non hanno avuto effetto o hanno avuto un effetto molto molto dannoso. C'è un'unica eccezione, questo Suvimax, vedete, Suvimax è uno studio francese dove si davano un cocktail di vitamine, di minerali, un po' di beta-carotene, un po' di vitamina C, un po' di vitamina E, un po' di zinco, un po' di selenio, ma a basse dosi, a delle dosi compatibili con quelli che si possono prendere con l'alimentazione. Non ha avuto nessun effetto nelle donne, ma ha ridotto significativamente il cancro negli uomini. E lì non si capiva bene perché ha funzionato negli uomini e non nelle donne. Ma la ragione è semplice in realtà.
perché non ci sono donne che non mangiano mai verdure e frutta, mentre ci sono tanti uomini che non mangiano mai verdure e frutta. Probabilmente quel sottogruppo di uomini, quella piccola pillolina, può aver fatto un po' bene. Recentemente è stato interrotto un altro grande studio, quello sulla prostata, perché si pensava che la vitamina E e il selenio potessero servire a ridurre il rischio di cancro della prostata. 37.000 persone negli Stati Uniti che prendevano, un quarto prendeva selenio, un quarto vitamina E, un quarto tutti e due, un quarto placebo. La vitamina E ha fatto aumentare un po' il cancro della prostata, il selenio ha fatto aumentare significativamente il diabete. Non bisogna prendere degli integratori alimentari, se non in casi molto particolari. Questa è una delle raccomandazioni anche del Fondo Mondiale della Ricerca sul Cancro, di cui vi parlavo prima. Noi lavoriamo sempre di più cercando di guardare lo stile alimentare complessivo, non se quel determinato alimento, se questa cipollina, se questa cosa, se questo seme fa bene, fa male, se la carne fa bene, fa male, ma guardare lo stile nel suo complesso, no? Ed è così che abbiamo visto che chi ha uno stile prevalentemente, di consumo prevalentemente vegetale, si ammala meno di vari tumori, in particolare di tumori della mammella. Io mi occupo prevalentemente di tumori della mammella, vi riporto questo studio, pensate, fatto con la popolazione asiatica che vive negli Stati Uniti, i cinesi e i giapponesi della California, e hanno classificato il loro modo di mangiare dando un punteggio, un punteggio positivo per i cereali, per i legumi, per le verdure, per la frutta, per il pesce, per il rapporto fra grassi monoinsaturi, quelli dell'olio d'oliva, rispetto ai polinsaturi, quelli dell'olio di semi. E hanno dato un punteggio positivo a chi mangiava poca carne, invece poco latte e formaggio, poche zuccheri, poco alcol, no? E questa è l'analisi di come si sono ammalate poi queste donne di cancro della mammella. Vedete, quelli che avevano il punteggio più alto hanno avuto quasi 40% di tumori della mammella in meno. E ci sono oggi una dozzina di studi che hanno trovato risultati. Il primo è stato il nostro, anni fa, che trovavamo una protezione da una dieta prevalentemente vegetale, ricca di insalate, di verdure crude, di verdure cotte e di olio d'oliva. Questo è uno studio particolarmente interessante, riguarda i malati che hanno avuto un tumore dell'intestino. Questo ricercatore ha seguito i malati che avevano avuto un tumore dell'intestino, molto ben studiato clinicamente, e ha classificato il loro modo di mangiare in termini di pattern, cioè di struttura, di stile alimentare, no? E ha definito uno stile occidentale. Ci sono delle tecniche statistiche per interpretare lo stile dei questionari alimentari. E vedete, quindi che si carica il 20%, questo 5 qui, il 20% di malati che avevano uno stile più occidentale di mangiare, no? Ha avuto un rischio quasi 3 volte superiore di avere delle recidive, delle metastasi epatiche, delle complicazioni tumorali, del tumore dell'intestino operato. E cos'era questo pattern occidentale, no? Voi non lo potete leggere, ma ve lo dico io, no? Gli alimenti principali che lo caratterizzavano erano i formaggi grassi, poi i formaggi magri, poi i cereali raffinati, poi le carni rosse, poi i dolci, poi i condimenti grassi, poi le margarine, poi le carni conservate, poi le patate sono l'unica verdura che noi non consigliamo, non è che non si possono mangiare, ma non ha nessuna utilità per la prevenzione delle malattie. E poi così via, la maionese, le patate fritte, ecco, qui compare il pomodoro c'è anche dall'altra parte, infatti, il protettivo, è l'unica comunque verdura, le patate e pomodoro che mangiavano queste persone. Poi ci sono i salatini, poi c'è il burro, poi le uova, no? Ma le più importanti sono queste. Questo è, però, è un modo di mangiare di gran parte di noi. Tutti i giorni mangiamo questo. E non è che queste cose non si possono mangiare, ma non devono fare parte della quotidianità. Un altro modo di guardare le cose nella loro complessità è sulla base anche di esami di laboratorio. Sapete che c'è una condizione che si chiama sindrome metabolica. Si dice che ha la sindrome metabolica, che ha la circonferenza vita alle donne maggiori di 85 cm, agli uomini maggiori di 1 metro. Io, per esempio, dare un esempio, io ho 85 cm, però sono un uomo, quindi no, ho ancora diritto di aumentare di 15 cm. Chi ha la pressione un po' alta, chi ha i trigliceridi un po' alti, chi ha il colesterolo buono un po' basso, chi ha la glicemia un po' bassa. Se ci sono 3 di questi fattori, si dice che c'è la sindrome metabolica. E ciascuno di questi fattori in qualche studio era stato trovato associato al cancro della mammella. Vedete, questa è una persona che ha la sindrome metabolica, no? Abbiamo mandato Davide negli Stati Uniti per una mostra, no? Lui ha mangiato per un mese da McDonald's e
guardate come ce l'hanno restituito. Ebbene, noi facciamo questi studi in cui seguiamo decine, anzi oggi abbiamo uno studio in cui seguiamo 500.000 persone in Europa che ci hanno dato dei campioni di sangue, che ci hanno dato le informazioni sulla loro vita, li seguiamo nel tempo, già più di 40.000 di loro si sono ammalati di cancro, e chi si ammala di cancro ci è molto utile per capire che differenze c'erano tra chi si è ammalato e chi non si è ammalato, no? In questi studi abbiamo visto che le donne che hanno la sindrome metabolica, cioè che hanno tre di quei fattori, circonferenza vitica, glicemia, colesterolo, trigliceridi, pressione, ebbene il loro rischio è molto più alto di ammalarsi rispetto a chi non ha nessuno di quei fattori. Per cui bisogna prevenire, si può prevenire la sindrome metabolica e si può fare regredire la sindrome metabolica. Si può fare regredire la sindrome metabolica con la dieta mediterranea. La dieta mediterranea di una volta, non come mangiano nel sud dell'Italia oggi. E sulla base di questi studi che abbiamo progettato, i nostri studi che chiamiamo DIANA, dieta e androgeni, sono studi per la prevenzione del cancro della mammella. La sindrome metabolica della donna è associata a degli ormoni sessuali maschili alti nel sangue. E le donne che hanno gli ormoni sessuali maschili alti nel sangue si ammalano di più di cancro della mammella. E per questo l'abbiamo chiamata DIANA, no? E adesso stiamo facendo un grande studio in Italia, e c'è un centro anche a Torino, e presso il centro di prevenzione oncologica di Torino, che stiamo reclutando 2.000 pazienti, 2.000 donne che hanno avuto il cancro della mammella negli ultimi 5 anni, che sono disponibili a partecipare, per andare a valutare se riusciamo, modificando la dieta, modificando lo stile di vita, modificando la dieta e aumentando l'attività fisica, a prevenire la sindrome metabolica, far regredire la sindrome metabolica, far abbassare il testosterone, e queste sono cose che abbiamo già dimostrato che si può fare, ma vogliamo andare a vedere se riusciamo a ridurre l'incidenza delle recidive, no? Delle metastasi del cancro della mammella. E questa è un'altra immagine di Lao Tse, e volevo concludere con questo aforisma di Lao Tse. Dice: la debolezza è la mia forza, il ritorno è la mia legge. Cosa vuol dire il ritorno è la mia legge? Vuol dire che dobbiamo essere come il pendolo, che torna sempre in una posizione di equilibrio. Possiamo benissimo mangiarci lo zampone a Natale, a Capodanno, non a Natale, Capodanno, no, solo Capodanno, purché si ritorni nella quotidianità ad un cibo sano. La debolezza è la mia forza, che cosa vuol dire? Vuol dire che la lotta contro le malattie non è soltanto la chirurgia, la radioterapia, la chemioterapia, no? Ma è anche qualcosa di molto più dolce, è anche un modificare il nostro ambiente interno in modo tale da creare un ambiente che non sia favorevole allo sviluppo del cancro o allo sviluppo di altre malattie. Naturalmente Lao Tse pensava tantissime altre cose con questi due aforismi, ma io lo interpreto anche in rapporto a quello che è il mio mestiere. Pensate, negli anni 2000 sono stati pubblicati dei grandi studi che hanno mostrato che le persone che hanno una dieta sana, come quella che vi ho raccomandato, che fanno esercizio fisico quotidianamente, che non fumano e che non bevono, oppure bevono poco alcol, ebbene la probabilità di morire queste persone, in uno studio, primo studio, uno studio, persone seguite per 10 anni, secondo studio per 14 anni, terzo studio per 24 anni, la loro probabilità di morire è tra un terzo e un quarto rispetto a chi invece non ha questo stile di vita, cioè chi non ha una dieta sana, chi non fa esercizio fisico, chi fuma e chi beve alcol al di sopra delle quantità raccomandate, che sono, sapete, un bicchiere di vino per le donne, no? Non più di 2 bicchieri di vino per un uomo al giorno. Ma queste cose non sono per niente nuove. Volevo sottolineare che in fondo noi scienziati abbiamo fatto un enorme sforzo per riscoprire cose che l'uomo sapeva già migliaia di anni fa. Lao Tse scriveva nel 500 prima di Cristo, Maimonide scriveva nel secolo XII, diceva
Nessuno dà al suo cavallo troppa diarrea. Ogni padrone gliene serve una misura adatta a quanto gli necessita e a quanto può digerire. Inoltre, sta ben attento a fargli fare ogni giorno il giusto allenamento per mantenerlo in buona forma. Ma egli stesso mangia in eccesso e trascura di fare l'esercizio di cui il suo corpo ha bisogno. Non abbiamo scoperto niente, le abbiamo sempre sapute queste cose. Concludo con quest'altro aforisma del Tao che dice: nello spazio tra nascita e la morte, un uomo su tre segue la vita, uno su tre segue la morte e uno su tre semplicemente passa tra la nascita e la morte. Ma chi segue la via del Tao la percorre senza paura delle bestie feroci che non possono ferirlo perché non appone resistenza. E qua abbiamo la scelta, vedete, nel 1954 il Burger King conteneva 200 calorie, nel 2004 conteneva 310 calorie. E le patatine di McDonald's nel 1955 contenevano 210 calorie, adesso contengono 610 calorie. E guardate la Coca-Cola come è diventata, da 79 calorie a 194 calorie. E dobbiamo difenderci dall'industria alimentare e possiamo fare tantissimo, abbiamo un potere enorme, abbiamo il potere di leggere le etichette e tutte le volte che sulle etichette c'è qualche cosa di strano abbiamo il potere di non comprare. Compratevi questo libro, Michael Pollan, In difesa del cibo, vi dà le raccomandazioni per andare a fare la spesa, dice: quando andate al supermercato andateci sempre accompagnati dalla vostra bisnonna. La bisnonna, la nonna è troppo giovane. Se non ce l'avete più, immaginate che la bisnonna sia a vostro fianco e tutto quello che lei non riconosce come roba da mangiare, non compratelo. Ma leggete anche l'etichetta con la vostra bisnonna. Se ci sono delle parole che lei non conosce, non compratele. E dice anche che se c'è scritto che fa bene alla salute, non compratele. Volevo concludere dicendo che se non credete a me, credete almeno al grande nutrizionista. Lo so che è un tale piacere sentire il professor Berino che noi andremo avanti fino a domattina ad ascoltarlo, però se volete sentirlo ancora, anche per altri consigli variati, articolati, eccetera, di nuovo quel sito www.ciboecibo.it, per cui su quel sito noi possiamo incontrare il professor Berino, ma io spero non ti allontanare, tu sei ancora qua insieme a noi. E noi speriamo ancora molto a lungo con il progetto di Chiarit, perché abbiamo, come dire, la possibilità, speriamo, di poter contare su di te, no? Nel prossimo futuro. Ecco, adesso vorrei che Giusto Giovannetti e Vincenzo Longo si sedessero qui, perché intanto non nasconderti, perché ti vorranno vedere. Cioè, qui sono le persone che sono venute apposta per vederti dal Veneto, dalla Lombardia, ci hanno anche portato dei doni, poi vi dirò quali, ma insomma è già un grande onore che voi siete venuti stasera a sentire il professor Berino e anche gli altri relatori che seguono. Allora, tornando al grande nutrizionista di cui parlava Berino, e posso usare in genesi anch'io. Allora, il grande nutrizionista si intendeva molto di natura, pare insomma anche Benino ha mandato avanti l'universo per moltissimi millenni. Noi vogliamo conservarlo questo universo, credo che sia un nostro dovere. Una delle straordinarie invenzioni riscoperte, vero? Giusto, possiamo chiamarla così, che abbiamo fatto nel nostro percorso incrociando vari inventori, innovatori, come li chiamiamo, ci ha fatto tornare invece alle origini, a qualcosa di molto molto naturale. Per chi non l'avesse sentito a marzo, abbiamo di nuovo la fortuna stasera di poter parlare con Giusto Giovannetti, che ha messo a punto nel corso degli anni dei procedimenti di coltivazione dei prodotti agricoli che si basa su principi molto naturali, e così facendo
va nella direzione appena detta dal professor Berrino, che è quella della bisnonna. Detto questo, vista la gente che è in questa sala in piedi, sindaco, io credo che c'è una sindrome dismetabolica alla quale noi vorremmo appellarci per il prossimo futuro. Allora chiamo la circonferenza di questa sala, perché non ci stiamo tutti. Giusto, raccontaci un po' cosa sono le micorrize, questa parola difficilissima che per chi non ha ancora preso la cartellina, forse ce ne sono ancora delle copie sul tavolo dietro, nome impronunciabile, ci ho messo circa un anno e mezzo io per familiarizzarmi, ma questo è il padre delle micorrize e così magari ce ne racconta qualcosa. Buonasera a tutti. Beh, un ritorno al passato con una tecnologia del futuro, cioè con le biotecnologie. Tutti conoscono qui il termine terrone, che è stato usato per gli emigrati che arrivavano dal sud, va bene. Però il termine terrone in piemontese significa una produzione di microrganismi fatta con una tecnologia molto efficace, va bene, dagli agricoltori del Piemonte. Cioè loro mescolavano letame di stalla e terreno agrario in strati pari, in parti uguali, almeno 4 o 5 strati di letame, 4 o 5 strati di terreno, e questo procedimento in cui questo terreno veniva mescolato solo più volte nel corso dell'anno, circa la preparazione del terreno durava circa 6 mesi, ne produceva una produzione di microrganismi che veniva usata poi per concimare i terreni agrari. Era una pratica in uso in tutta la campagna ed era la concimazione principale, per esempio, per il prato perenne che c'era in fondo all'acqua. Era quella che dava sostanzialmente produzione per gli animali. Perché facevano questo? Perché la tendenza era quella di ricoprire, riscoprire e rimettere a posto un'unità pianta-suolo attraverso quella componente microbica che è sulle radici della pianta. Cioè si lavorava sullo stabilire quell'unione, va bene, tra la pianta e il suolo. Produceva grossi effetti, nel senso che il prato non veniva mai coltivato, il prato perenne, con questo tipo di concimazione veniva fatto una volta ogni 12 anni, l'erba produceva 12 anni, cioè era l'unica concimazione che veniva fatta al prato perenne. Abbiamo dimenticato questo tipo di pratica, siamo passati dagli anni 50 in poi a una concimazione chimica, sostanzialmente delle produzioni agricole, è aumentata forse come quantità, la quantità di prodotto, però sono aumentate parallelamente moltissimo le malattie. Per cui le malattie che erano pressoché sconosciute 50 anni fa per la frutta e per i prodotti agricoli, oggi sono l'elemento fondamentale di costo per un agricoltore, cioè costa molto di più difendere le colture che concimarle. La parte di difesa è il costo più alto, perché le piante si sono notevolmente indebolite nel corso di questi 50 anni, quindi per mantenerle in vita noi abbiamo bisogno di mantenerle in vita artificialmente, cioè di difenderle. Facciamo il piacere, in questo caso parafrasando per uno dei medici, cioè teniamo in vita le piante malate in maniera che possiamo curarle. È un paradosso, però diciamo che man mano che siamo andati avanti abbiamo aumentato la fragilità di queste piante. Quindi quello che noi abbiamo fatto è con un gruppo di all'inizio di coltivatori, ma un po' con le aziende che in questo momento stanno seguendo questo tipo di filiera produttiva. Qui in sala abbiamo i produttori di insalate, i produttori di vino, i produttori di mais, voglio dire, che hanno riscoperto che se io metto al momento della semina questo consorzio microbiologico, cioè quello che i vecchi contadini facevano producendo il terrone, ovviamente con un'analogia, io rimetto in moto un meccanismo virtuoso in cui la pianta ha i suoi microrganismi. Questo produce degli effetti sorprendenti, cioè la pianta sta meglio, produce di più e soprattutto il prodotto di questa pianta, se noi andiamo a misurarlo dal punto di vista della salubrità, dal punto di vista della quantità degli antiossidanti, è sorprendentemente più alto. Cioè una pianta che se misura gli antiossidanti ha un 30-50% in più di antiossidanti della stessa pianta, dello stesso terreno che è stata coltivata in modo, oggi diremo, tradizionale, cioè con i concimi chimici. In verità noi stiamo veramente coltivando quella pianta in modo tradizionale, cioè stiamo recuperando una tradizione di coltivazione degli anni che vanno dagli anni, insomma, dall'inizio della coltivazione fino alla fine del 1950, cioè recuperiamo una tecnica antica di coltivazione.
Vorrei dire che facendo questo noi andiamo a produrre una quantità di cibi che è diversa dai cibi che normalmente vengono prodotti. Questa qualità può essere misurata, perché possiamo misurare alcuni elementi che sono differenti tra il cibo prodotto in questa maniera e quello prodotto tradizionalmente. Cioè, se noi misuriamo, parlo di antiossidanti perché gli antiossidanti sono un elemento che si misura e che in fondo fa la differenza tra questi due tipi di coltivazione. Quindi misurando gli antiossidanti noi riconosciamo le piante che sono state prodotte in un certo modo e le piante che sono state prodotte in maniera tradizionale. Questa tradizione è una tradizione che nasce un po', qui mi piace dirlo, è una tradizione italiana, va bene? È una scuola italiana che ha studiato questo, perché l'Italia è un paese che ha una biodiversità altissima, va bene? E l'importanza di questa biodiversità si è sempre manifestata in maniera evidente sui prodotti agricoli. Noi in Piemonte abbiamo una pianta di vino che si chiama Nebbiolo, con cui facciamo 35 vini diversi, a seconda della microbiologia del suolo. E quindi sappiamo bene che a seconda di dove io metto quella pianta ho un vino diverso. E questo deriva dall'enorme diversità microbiologica che c'è nei terreni piemontesi. La biodiversità è legata a una condizione spaziale, temporale, di clima, temperature e varie. Per cui non c'è la stessa biodiversità né in Germania né in Olanda né nei paesi del nord. L'Italia è un paese che ha, insomma, la Francia ha una biodiversità simile a quella dell'Italia. De Gaulle diceva che come si fa a governare un paese che ha 3.000 formaggi? Per dire che il formaggio che parte da latte viene fuori un prodotto diverso a secondo della microbiologia con cui faccio quel formaggio. Quindi la stessa materia prima latte produce 3.000 formaggi, in Francia ne produce uno in Olanda. In Olanda più della fontina olandese non ce la fa, ma non perché sono somari, perché non c'è biodiversità in quel tipo di situazione. Allora è ovvio che questa storia nostra, la storia italiana, più una storia particolare è quella dello studio del tartufo, poi in fondo, che è nato qui in Piemonte e le micorrisi si sono studiate all'orto botanico alla fine dell'Ottocento, ha prodotto uno strano connubio per cui siamo andati a studiare quello che gli altri non studiavano, che è l'effetto della biodiversità, l'effetto della microbiologia su quella che è una produzione grande. Quindi diciamo che questa è una grande scuola, se volete, piemontese e torinese, che poi ha generato questo effetto sulle coltivazioni agrarie. Noi oggi siamo in grado di intervenire sulle coltivazioni agrarie industriali, sul MAIS, il tanto conosciuto MAIS delle multinazionali, perché in fondo i semi di MAIS sono prodotti da 3 multinazionali, tutti insieme uguali a livello mondiale, sono 3 che lo producono, voglio dire. Nonostante questo, noi introduciamo al momento della semina questi microrganismi sul mais e otteniamo delle produzioni incredibilmente più alte di quelle che loro sono in grado di ottenere con la selezione genetica. Quindi anche su quelle che sono le coltivazioni più conosciute e più studiate al mondo, se ci mettiamo un po' di microrganismi noi abbiamo degli effetti sorprendentemente diversi. Allora, è uno studio nostro, se volete, come tradizione, è uno studio che si basa sul fatto che c'è una grande biodiversità e poi c'era anche una grande cultura che andava in questa direzione, cioè il terrone lo facevamo qui dagli umani, quindi era un prodotto, si faceva già questo, con altri nomi e con altre conoscenze, però era già questo. In pratica noi abbiamo oggi riscoperto con le tecnologie nuove, con le biotecnologie, una roba molto vecchia e molto antica che era la microbiologia del suolo. Ce la produciamo, la inoculiamo e abbiamo degli effetti sorprendenti sul sistema piantassimile. Molti produttori, questa è una pratica che è già applicativa, quindi le insalate Mycosan sono già prodotte con questo sistema, quindi siamo produttori agricoli che usano già questa filiera produttiva e che ottengono prodotti che sono qualitativamente differenti rispetto agli altri. Quindi direi che per una volta si andava avanti a tutti, per una volta questo è un prodotto italiano, non stiamo copiando da nessuno e stiamo forse indicando una strada che può recuperare la sanità dell'agricoltura oggi, che si è andata man mano perdendo e andando in un'altra direzione. Ecco, ci sono alcuni elementi che mi preme di sottolineare, anche perché non è che tutto quello che Giusto Giovannetti ci racconta ci sia chiaro. Noi non siamo né degli agricoltori né degli esperti di colture né dei microbiologi. Una cosa però ve la vorrei dire, perché l'ho capita nel corso di questi anni di frequentazione con Giusto,
ed è molto interessante. Dunque, un'altra parte del mondo, che peraltro credo faccia una grandissima produzione dal punto di vista dei numeri, l'Olanda, sta cominciando, o forse sta già ampiamente diffondendo, una coltura, un'agricoltura che si fa in serra in ambiente totalmente sterile. Cioè ci si entra con lo scafandro come in sala operatoria, si coltiva su base di argilla, non c'è più terra, tutti i prodotti sono scrupolosamente controllati da sistemi elettronici, addirittura l'inseminazione delle piante avviene per via di controllo elettronico, e questo prodotto, tra l'altro, giusto dice, è assolutamente un prodotto edibile, cioè un prodotto gradevole quando si mangia. È però totalmente difforme da quello che è stato, di quella che è stata l'intenzione del come che l'ha chiamato, il grande nutrizionista. La coltura che ci propone Giusto, che invece è straordinariamente naturale, è una coltura che valorizza il batterio. Chiamiamo le cose col loro nome, insomma, no? Anche se questo nome è un po' tabù. Cioè esattamente all'opposto di una cultura di sterilità. E questo elemento non è prescindibile, perché noi in medicina abbiamo dalla fine dell'Ottocento cominciato a isolare il batterio e considerarlo un grande nemico della nostra vita. Però quando poi prendiamo degli antibiotici in misura un po' eccessiva, sappiamo che questa cosa produce un effetto deleterio sul nostro intestino, cioè lo rende simile ad un tubo di acciaio dove non c'è più nessun batterio. E quando succede questo stiamo malissimo. Abbiamo bisogno di ricolonizzare l'intestino con dei nuovi batteri. Ed è un po' la stessa cosa che diceva prima Giusto. Se noi continuiamo nella linea della sterilizzazione, noi faremo i formaggi continuamente in ambito di acciaio, per esempio in ambienti di acciaio, e rinoculando con dei batteri messi apposta, ma limitando sensibilmente la biodiversità. Allora, l'Italia è un paese eccezionale da questo punto di vista, non soltanto perché ha una tradizione enogastronomica nota, ma perché questa biodiversità, ormai lo dicono tutti gli ambientalisti, serve a mantenere l'universo, a mantenere il luogo in cui viviamo. E diminuire la biodiversità compromette largamente la possibilità di sopravvivere come specie umana. Quindi io penso che intanto per cominciare bisogna riconsiderare il batterio, lo dico anche ai medici presenti qui, come un alleato stimabilissimo della nostra vita. Anche perché in questi anni, questa rivoluzione verde dell'industria chimica, che peraltro è la medesima che insieme produce i fitofarmaci che mettiamo nel terreno e i farmaci di cui ci nutriamo per migliorare, pensiamo, la nostra vita, sono gli stessi produttori. E la linea, l'ideologia che le manca è la stessa, cioè sterilizziamo tutto, togliamo ogni batterio e a questo punto avremo un ambiente così sterile che qualunque batterio si introduca furtivamente in questo ambiente diventa per noi pericolosissimo. E questo è quello che è successo giusto appunto nei formaggi in Svizzera alcuni anni fa, quando ebbero una terrificante contaminazione da listeria, perché il batterio quando è solo diventa effettivamente molto pericoloso. Quando è in gruppo invece ha una straordinaria vocazione cooperativa. Io ci tengo molto a questa cosa, non solo a quello che ho detto prima, ma anche a questa parola cooperativo, perché è una delle parole chiave sulla quale secondo me si fonda anche il progetto Chierit. Stasera per esempio in questa sala hanno lavorato freneticamente per noi delle persone che sono ancora qui presenti, il Postale della Salute, lo scenografo Maurizio Agostinetto, Edoardo Tenani, ma abbiamo per esempio dei tessuti che ci sono stati dati da Enzo Stella, abbiamo dei pani forniti dalle cascinette, avremo alla fine della serata dell'insalata che ci è stata portata da Paolo Gambaro dal Veneto. Avremo del rosmarino micorizzato che ci ha portato Pinuccio Famà da Alessandria. Cioè c'è tutta una vocazione cooperativa che è quello che tiene insieme il tessuto della vita.
E questa è una straordinaria analogia che noi vogliamo fare con un'alimentazione più sana, perché come diceva prima il professor Berrino, la cultura orientale ha da questo punto di vista su di noi alcuni punti di forza, secondo me, a parte dire che la debolezza è una forza, che già questa mi sembra fortissima, ma in generale, che è per esempio quella di considerare che non si legge mai una situazione da sola, ma va letta a vari livelli. Per cui contemporaneamente noi, in questo progetto Chierit, quello che credo il sindaco, l'assessore Zullo e poi gli altri assessori che voi coopterete, credo, in questo grande progetto vogliono fare, è quello di sostenere per esempio la vita di questa comunità. E la vita di questa comunità assomiglia di più alla cooperazione batterica che alla cultura idroponica sterile degli olandesi. Adesso però poi, quando noi abbiamo visto i prodotti di Giusto Giovannetti, anzi direi quando io ho visto per la prima volta, io mi sono innamorata del prodotto di Giusto Giovannetti insieme a Vincenzo Longo, una volta in cui sono stata costretta praticamente, obbligata, a presenziare a un laboratorio del gusto di Slow Food che si teneva nell'ospedale San Giovanni Vecchio. E quella sera si presentava l'insalata. Io purtroppo avevo molti impegni, non potevo quasi mai andarci, ma quella sera lì mancava l'ospite della casa, e quindi fui costretta ad andare a mangiare l'insalata. E mi dissi: che peccato, c'era la bagna cauda la volta prima, mi tocca l'insalata. Io la odio l'insalata, proprio non la posso soffrire. E però, siccome ero lì, insomma, l'ospite d'onore, eccetera, l'insalata l'ho dovuta mangiare. Beh, io quando mi sono messa in bocca questa fetta di questa foglia di insalata, mi sono detta: no, ma forse non ho capito nulla io dell'insalata. Questa insalata non è quella cosa acquosa, insipida che ho sempre mangiato, anzi, che preferibilmente non ho mai mangiato. Questo è un boccone di paradiso. E così mi sono appassionato del prodotto micorizzato. Perché il prodotto micorizzato, sempre per via del grande nutrizionista, non è soltanto che fa meglio alla salute, è anche considerevolmente più buono. E le ragioni per cui è più buono ce le spiega adesso Vincenzo Longo del CNR di Pisa, che conduce ormai da anni una stretta collaborazione con Giusto Giovannetti e misura alcuni nutrienti, alcuni componenti dei prodotti agricoli sui quali finora l'attenzione non è stata molto alta. E sono invece dei componenti che anche Franco Berrino poco fa mi ha dato una lezione privata per pochissimi intimi a tavola, e a questo punto questi componenti sembrano molto utili contro l'invecchiamento cellulare, cioè quella cosa che poi determina l'invecchiamento di tutto il nostro organismo. Vincenzo, a te ti prego di spiegarci in maniera chiara che cosa succede in questi prodotti di polizia. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori, mi complimento con loro per aver dato seguito a quello che ci eravamo detto a marzo scorso qui nella stessa sala. Ringrazio e mi complimento con i politici, la presenza del sindaco e degli assessori sicuramente, diciamo, va nella direzione giusta, dovrebbero prendere esempio, e io spero che lo facciano, perché dipende molto anche dai politici fare scuola, fare, diciamo così, la giusta formazione, perché bisogna formare i giovani, i ragazzi già dall'età scolare a mangiare e ad alimentarsi in un certo modo. Ma un ringraziamento particolare va a una persona che in tempi non sospetti iniziano una collaborazione con noi, la persona di Chieri che è qui in sala, che è Pinuccio Famà, che con le serre ha fatto oltre 10 anni fa una convenzione con il CNR di Pisa, con l'allora mio istituto, l'Istituto di Fisiologia Clinica. Poteva sembrare strano, l'Istituto di Fisiologia Clinica con la società Le Serre, le piante. Però il mio direttore mi disse: no, secondo me invece è una cosa che va nella direzione giusta, e infatti, diciamo così, piante, salute, ambiente, credo che sia tutto collegato. Io oggi cercherò, diciamo così, di essere breve nel presentare un po' qualcosa di quello che appunto si lega all'alimentazione. Ho
ormai sappiamo, il professor Verrino già diciamo un pochino detto già alcune di queste cose. Noi viviamo in un'epoca dove diciamo siamo continuamente presi dagli orari, dagli impegni, dal lavoro e quindi siamo sotto stress ossidativo. L'alimentazione contribuisce anche a questo, perché abbiamo tutta una serie di prodotti chimici che arrivano. In un anno noi ingeriamo circa 4 kg di composti chimici tra pesticidi, fitofarmaci, coloranti, conservanti, eccetera, nel nostro organismo. Siccome io mi occupo degli enzimi del metabolismo e di quello che possono poi queste sostanze fare, una volta metabolizzate spesso diventano tossiche, diventano reattive, distruggono la cellula, eccetera, e portando spesso a formazione appunto di radicali liberi. E i radicali liberi oggi sono la causa dell'invecchiamento, di malattie, tantissime malattie e morte. Quindi sono prodotti di scarto che, se prodotti in quantità minima, sono importanti a livello, diciamo così, del nostro organismo per stimolare il sistema immunitario e così via, ma nel momento in cui c'è uno sbilanciamento di questi radicali liberi, se ne formano troppi, questi vanno ad aggredire la cellula. Qui abbiamo questo, diciamo così, sono, non mi soffermo su queste slide perché appunto è durante la respirazione. Normalmente, diciamo, per processi biochimici interni al nostro organismo si formano quelli che sono i radicali liberi, che sono sostanze a cui manca un elettrone, questi con questo puntino, e quindi per poter ristabilire questo equilibrio vanno ad aggredire la struttura cellulare, vanno ad aggredire il DNA, l'RNA, la cellula, e quindi creando una situazione di questo tipo. Posso far vedere, diciamo, cosa può succedere. Ecco. Diciamo, queste sono circa 50 malattie al momento che sono associate alla formazione di questi radicali liberi e che si formano appunto perché abbiamo un ambiente più inquinato, l'alimentazione ricca di grassi può causare, diciamo così, la formazione di queste molecole, e quando vanno ad aggredire, diciamo, la cellula, noi abbiamo una situazione di questo tipo: cellula aggredita, cellula normale. Quindi potete vedere come tutta quanto, diciamo, quindi c'è un danno cellulare molto forte, danno cellulare che può portare alla morte cellulare, ma può innescare anche processi che possono arrivare al tumore, al cancro e così via. Fortunatamente noi abbiamo nel nostro organismo comunque un sistema chiamato sistema antiossidante, che è costituito da molecole, come può essere il glutatione e altre molecole, ed enzimi detossificanti come la superossido dismutasi, la glutatione S-trasferasi, la pentidiaforasi, eccetera. Qui c'è tutto il nostro sistema antiossidante come messo nella cellula. Qui tutto questo ci aiuta a combattere quelle che sono le tossine che arrivano nel nostro organismo. Quindi abbiamo questi sistemi, da qui l'importanza quindi dell'alimentazione. Perché spesso, se il nostro organismo produce più di quello che poi va ad eliminare, quindi quell'equilibrio salta tra formazione ed eliminazione, noi dobbiamo in qualche maniera sopperire. E quindi l'alimentazione è importantissima. È importante perché ci va a dare quell'apporto in antiossidanti necessaria a far sì che il nostro organismo possa star meglio, difendersi dallo stress, dai radicali e dalle tossine. Diciamo, in frutta e verdura, considerando frutta e verdura di un certo tipo, noi ritroviamo, ma in tanti alimenti ritroviamo delle sostanze buone, se il tutto avviene sotto certi criteri, diceva il professor Verrina. Cioè, dobbiamo pensare alla mela di un tempo, perché la mela che noi andiamo a prendere bellissima al supermercato, che magari viene raccolta acerba, poi matura nelle camere frigorifere, eccetera, di sostanze antiossidanti credo che ne abbia ben poche. Addirittura potrebbe avere sostanze antiossidanti che nel frattempo si sono, diciamo, frammentate chimicamente e che potrebbero essere più dannose. Ma voglio anche dire qualcos'altro, che è stato già accennato anche dal professor Berrino. Si parla tanto anche di integratori.
Quando noi parliamo di antiossidanti, è diciamo così, si pensa a una molecola che fa bene, che faccia bene, ma è molto importante la dose, la biodisponibilità, quindi quando di questa sostanza fa bene, perché se poi noi ne diamo troppa, cosa diventa quello? Diventa una sostanza, sempre una sostanza chimica che può essere ossidante, addirittura può essere dannosa per la cellula. Quindi tutta la pubblicità che viene fatta, io questo lo dico da tutte le parti, perché non è pensabile che un singolo integratore, una singola molecola, magari anche sintetica, possa poi far bene all'organismo. Non è che noi dando 10 mg di vitamina E poi siamo così sicuri che quella faccia bene. Ci sono degli studi che hanno fatto vedere addirittura che diciamo ci sono effetti tossici. E quindi come arrivare? Noi possiamo equilibrare il tutto attraverso un'alimentazione fatta in una certa maniera, quindi con cibi salubri che possono, qui ci sono esempi di molecole, di alimenti con delle sostanze estremamente importanti, per esempio la curcumina, oppure nel peperoncino rosso la capsaicina, c'è il resveratrolo nell'uva, il miele e così via, il dialisulfuro nell'aglio che è considerato un anticancerogeno, il dialisulfuro perché va ad inibire alcuni enzimi del metabolismo di quelle sostanze tossiche, insomma. Quindi diciamo, se noi ci atteniamo a una dieta e utilizziamo alimenti fatti in un certo modo, possiamo sicuramente star meglio. Andiamo avanti perché sono... Vorrei spendere qualcosa sui cavoli e sulle insalate fondamentalmente, anche perché abbiamo su questo una collaborazione diciamo con il consorzio Fesisco, la famosa insalata di cui parlava la dottoressa Beccarelli. I cavoli sono estremamente importanti, contengono delle sostanze. Le sostanze chiamate appunto glucosinolate, che una volta che poi arrivano attraverso l'intestino, attraverso altri enzimi, vengono trasformate in isotiocianati, che sono capaci, queste sostanze, di andare a indurre gli enzimi detossificanti. Inducono molecole, enzimi come la lettidiaforase ed altri, che servono a e vengono considerate quindi spesso anticancerogene e così via. Quindi arrivare ad avere, noi stiamo effettuando degli studi anche nel nostro laboratorio con degli estratti, con delle singole molecole di queste insalate, vediamo che c'è un aumento, abbiamo provato aumenti di enzimi detossificanti eccetera, e quindi l'antiossidante va visto oltre quello che è la sua funzione. Ecco perché dico gli integratori no, perché noi dobbiamo pensare a una molecola, un antiossidante che non è soltanto uno schermo, cioè un catturatore di elettrodi radicali liberi, ma ci sono altre vie, altri meccanismi, e agiscono, per entrare un pochino più nel dettaglio molecolare, agiscono su un fattore che viene chiamato NRF2, che a sua volta va a regolare e va ad indurre, a far aumentare quegli enzimi detossificanti. Ma altrettanto importante, per esempio, anche qui abbiamo la collaborazione con un'azienda che utilizza anche prodotti di Corea, cioè che fertilizza i terreni con le micorrize, con il Micosat, importante quindi del vino, dove c'è un'importantissima molecola che è il resveratrolo che ha un'azione diciamo così antiossidante, ma fa bene logicamente a chi sta bene di fegato, perché altrimenti c'è l'altro e non va bene berlo, ma diciamo 300-400 ml di vino, forse il professor Berrino mi può correggere su questo, ma 300-400 ml di vino al giorno per chi sta bene può, e gli studi sono tanti in letteratura, fanno vedere che c'è un effetto a livello diciamo cardiovascolare estremamente positivo. Però anche lì è importante, c'è vino e vino, quindi insomma bisogna arrivare sempre a trovare quei prodotti della, appunto, quella che utilizzava la bisnonna. Per fare una valutazione di antiossidanti, ormai i nutrizionisti sanno che è stata chiamata la Food Drug Administration, dal Ministero della Salute e dell'Agricoltura americano, il dosaggio
del potere antiossidante di un alimento, determinato come ORAC, che sarebbero le micromole di un antiossidante noto, eccetera. E i nutrizionisti hanno stabilito che per poter star bene bisogna ingerire durante la giornata 4-5.000 unità ORAC. Quindi, in base, noi sappiamo che una mela, per esempio, contiene, quindi su questa hanno basato anche le cinque porzioni frutta-verdura di colore diverso, eccetera, per arrivare a quella dose. Ma gli antiossidanti stanno anche, diciamo così, non solo in frutta e verdura, ma stanno anche da altre parti, stanno nei cereali e così via. E quindi noi proprio su questo stiamo portando avanti in collaborazione con il dottor Giovannetti e con delle aziende che utilizzano e fanno questo tipo di che fanno un certo tipo di fertilizzazione, perché molto dipende, per avere un alimento qualitativamente più salubre dipende dall'habitat della pianta, dal tipo di fertilizzazione, quindi da tutte quelle fasi che portano alla produzione dell'alimento, alla lavorazione, alla conservazione e così via. E qui abbiamo, per esempio, sono delle valutazioni dell'ORAC. L'ORAC quindi è un indice di potere antiossidante che sicuramente fa vedere se in quel prodotto gli antiossidanti sono più presenti. Questo è un indice di qualità del prodotto. E vediamo che in alcuni di questi possiamo notare che la micorizzazione porta a un aumento, sono dati preliminari, quindi non dobbiamo, diciamo così, sicuramente fare delle repliche, eccetera, però vediamo che c'è sempre una tendenza sul micorizzato ad avere un aumento degli antiossidanti. Quindi, come per dire che quindi l'alimentazione, la fertilizzazione vuol dire veramente tanto. Poi in più voglio aggiungere che su questi batteri e funghi che vengono utilizzati con le micorizze, eccetera, ci sono degli enzimi detossificanti, enzimi capaci di detossificare, quindi far sì che fungere da filtro, diciamo, quindi non permettere o rallentare il passaggio degli inquinanti dal terreno lungo la catena alimentare, perché li metabolizzano e quindi, diciamo così, vengono eliminati. Qui abbiamo per esempio un grafico che il mio amico Jacopo ha già visto su una collaborazione con il vino, che vediamo che c'è un altro tipo di misurazione, comunque, dove c'è un aumento anche di antiossidanti nel Micosat rispetto al testimone. Quindi qui abbiamo fatto le valutazioni sul grano complessivo, per esempio su un lisato di grano, su un particolare lisato di grano che è fatto in un certo modo, troviamo 4.757 unità ora per 100 grammi, quindi per dire, diciamo, quindi l'importanza anche del grano, eccetera. Qui abbiamo tutta una serie di dosaggi che stiamo facendo con il consorzio freschissimo di Paolo, con le insalate che poi sono anche in sala, ma molto importante è più un progetto che vorremmo far partire proprio su un particolare cavolo, per esempio, che questo consorzio ha, per capire proprio le qualità e gli effetti salutistici e le ricadute, diciamo, che ci possono essere sulla salute. Grazie. Vincenzo, grazie. Capisco che la materia è assai ostica, effettivamente. Io vorrei adesso fare un passaggio, perché il tema della serata non è soltanto quello di approfondire gli aspetti più tecnici legati a come effettivamente la salute possa essere in causa, legata a come produciamo, ma come questo possa anche modificare l'economia di un territorio. Vorrei invitare Pierluigi Paoletti a venire qui con noi, e nel frattempo però vorrei anche sapere se c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda in questo momento urgente da fare, perché forse magari qualcuno vuole anche andare e non vuole lasciarci senza qualche approfondimento. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa ai nostri relatori? Allora, mi sposto io.
Sono contenta di salutare un carissimo amico, Beniamino Marchetti, che ha lavorato per molto tempo in Regione, anche per me e con me. Grazie, Rosa. Ma io volevo chiedere particolarmente al professor Berrino, quali sono le influenze, prima si è parlato del mangiare, della correttezza del mangiare e del mangiare certe cose prodotte in un certo modo. Sono assolutamente contrario anch'io. Da quando nel 1967 ero matricola d'agraria ed ho visto le prime coltivazioni idroponiche delle castagne all'interno, sulla segatura delle castagne, delle fragole, sulla segatura di castagno, e le ho trovate orripilanti. Orripilanti perché io credo che la terra abbia il suo ruolo, quella di servire perlomeno di sostegno di nutrimento delle piante. È quindi fondamentale questo, che la natura compia il suo ciclo, e su questo sono assolutamente d'accordo. Al professor Berrino vorrei chiedere però quali sono le implicazioni, prima di parlare del discorso territoriale che a me sta molto a cuore, perché non sono un agrario, sono un urbanista, mi sono occupato di territorio, mi occupo ancora di territorio. Quali sono le implicazioni però del problema ambientale sulla nutrizione e sul nutrire gli esseri umani? Quali sono le implicazioni delle presenze di certe infrastrutture sul territorio? Non so, una polemica è quella della tangenziale e del problema del traffico all'interno di un territorio, che provoca emissioni di gas sole, provocano un nanopolvere, provocano una serie di cose. Un'altra cosa è il problema delle emissioni che certe strutture fanno, tipo quelle degli inceneritori, delle centrali a biomasse che qualcuno decanta, ma che non sono certamente, secondo me, virtuose. Quali sono le conseguenze che danno? E non ci è di conforto il sapere che le alte temperature rompono la molecola, perché Carlo Nebbia ci insegna che la concentrazione della diossina non è al camino, ma per esempio si riforma sul terreno. Quali sono le conseguenze di questo nei confronti delle malattie, e quali sono le conseguenze che indubbiamente danno queste emissioni nei confronti della gente che è sottoposta tutti i giorni a questo genere di incentivazioni? Questa è la domanda che volevo fare, ma è anche un discorso di sensibilità nei confronti del territorio, perché giustamente prima si parlava di viti, e queste viti e questo vino ha una cosa a fondo che noi non valutiamo sufficientemente: il terroir, che non è solo le particolarità che dà una determinata terra, ma c'è tutto insieme in un territorio che viene espresso magari un prodotto che va dalle caratteristiche geologiche della terra, ma arriva fino alla preservazione e al mantenimento di quello che è il paesaggio. Grazie. Mi sembrano questioni molto complesse, e peraltro devo dire una cosa, che forse in omaggio al dottor Berrino abbiamo consentito stasera un solo gelato, la prossima volta facciamo due gelati, perché se no girovaghiamo per tutta la sala. Questo gelato, sì. Perché a me il gelato non me l'avete dato, se lo dicevo. Né uno né due. Ma potrebbe essere, cerco di essere breve, avevo in mano il fogliettino per la risposta a questo. Questa Sarri, no? Questo, come si chiamano?
indagini Gallup, insomma, che ci stanno facendo sul qual è il nostro ingrediente segreto, no? E allora vi dico cosa ho messo io come parola chiave. Ho messo semplicità, mangiamo del cibo semplice, e come pensiero guida rispettare l'universo, rispettare la natura. Chiaramente quello che noi abbiamo fatto all'ambiente è una grande mancanza di rispetto alla natura. Noi sappiamo che questo inquinamento ambientale ha un'influenza sulle patologie dell'uomo. Sappiamo che l'inquinamento atmosferico aumenta il rischio di tumori del polmone, poco rispetto al tabacco. Le persone che fumano moltiplicano per 20 il rischio di ammalarsi di cancro del polmone, le persone che vivono in un ambiente con l'aria inquinata moltiplicano per 1,2. No? Noi sappiamo che i prodotti usati nell'agricoltura fanno ammalare di più i contadini. Gli studi sui contadini sono molto chiari, ci sono prodotti che causano il cancro. No? Non sappiamo quanto questi residui che ci possano essere di sostanze chimiche usate nell'agricoltura possano essere dannosi per chi consuma questi alimenti. No? Le dosi sono molto piccole, quindi è per un principio di precauzione che diciamo privilegiamo il cibo biologico. Tenete presente però che tutti gli studi che hanno mostrato che chi mangia più verdure e frutta si ammala meno di cancro, non è che siano stati fatti con gente che mangiava soltanto del cibo biologico, del cibo micorizzato, no? È gente che mangiava il cibo comprato dove lo poteva comprare. Perché noi mangiamo molte più pesticidi, molti più veleni mangiando il cibo animale che non mangiando il cibo vegetale, no? Perché questi veleni si concentrano nel corpo dell'animale, ce n'è più nel latte, nel formaggio, nella carne, che non nelle verdure. Cioè non toglie che dobbiamo invece proprio scegliere le verdure. E non solo, adesso io ho apprezzato molto la relazione di Longo sulle misure fatte su queste verdure. Questa è una buona ragione per scegliere le verdure di buona qualità e prodotte in un modo rispettoso della natura e dell'universo. Noi abbiamo una tecnica di analisi molto meno raffinata, no? Però chi mangia bene poi migliora il suo gusto. È più facile per chi ha una dieta molto sana accorgersi, no? Della qualità di quello che mangi, del gusto alimentare. E allora noi riceviamo a Cascina Rosa, a Milano, i prodotti dei Freschissimi, perché ci mandano sempre le loro verdure, ci mandano il loro meraviglioso cavolo, no? E quando assaggiamo questa roba, ma c'è da commuoversi per il gas cromatografo che abbiamo qua nel naso, in bocca, no? Anche se non possiamo quantificarlo in termini di ORAC. Grazie, poi avete tutti occasione stasera, cioè magari stasera un po' tardi, ma domani, di sentire questo cavolo nero, vero? Un brevetto internazionale di Paolo Gambaro, che è là dietro che si nasconde, perché naturalmente la timidezza coglie tutti in questi momenti di pubblicità. Comunque è lui il produttore di questa speciale forma del cavolo nero, che è un cavolo giovanissimo e che potrete consumare domani in insalata, come ho fatto io a cena, oppure saltato in padella. Questo però lo vedrete poi voi magari meglio nelle vostre cucine, io non sono una grande gastronoma. Allora, Pierluigi Paoletti è venuto da molto lontano, da Roma, stasera, perché Pierluigi Paoletti ha un grande disegno in testa. Stasera ce ne parla in maniera ridotta, noi poi speriamo di poterlo riavere con noi nel seguito di Chierit, ma la nostra domanda a lui stasera è: come la vedi tu questa Chieri per immaginare che dalla salute, dall'attenzione alla salute, a partire da buoni prodotti agricoli, si possa rigenerare l'economia di un territorio? Questa è una città, abbiamo visto i ragazzi del Politecnico, ci hanno dato una bella idea di come Chieri sia una città con una storia, una tradizione fra l'altro radicata proprio anche nella specificità del tessile, eccetera.
che probabilmente vive una crisi non così acuta come altri luoghi in Italia, ma che probabilmente non è neanche nel suo momento di massimo splendore. Ecco, tu come la vedi, la prospettiva di un territorio così che si mette con, insieme alla sua amministrazione, insieme al suo sindaco, a ripensare a questi processi? Quanto possano questi processi influire poi sulla qualità della vita degli individui, cioè sul loro portafoglio? Ma io credo che la questione sia interessantissima. Anzi, io sono venuto qui perché qui c'è il futuro. Anzi, a quanto mi hanno detto, il sindaco si è sempre occupato di far crescere il futuro. E quindi anche oggi non mi meraviglia che lo faccia anche nella sua veste di politico. Questo è quello che ogni territorio dovrebbe fare, valorizzare le proprie risorse. Questa è una cosa che oggi ho sentito dire più volte, un ritorno al passato, alla bisnonna, alle tradizioni del sapiente nutrizionista, bisogna tornare a queste cose con un sapore però nuovo, quindi con il futuro, con l'idea del futuro in testa. Ora però, se queste cose, come diceva giusto Giovannetti o il professor Verrino, andavano bene fino a un certo punto, le cose antiche, poi dal 1950 in poi abbiamo subito un declino forte, costante, specialmente nell'agricoltura. Oggi abbiamo un'agricoltura che è pressoché morta, grazie a una cura intensiva fatta negli ultimi 30 anni. Questo è esattamente Chierit, è proprio l'esatto opposto di quello che il sistema economico oggi vorrebbe di un territorio. Il sistema economico vorrebbe, e infatti lo ha fatto, tranquillamente in tutto questo periodo di tempo, ha reso completamente disgregate sia le comunità economiche che quelle sociali. Noi siamo, se ci pensate bene, dipendenti da paesi che sono lontani migliaia di chilometri. Non so se vi ricordate un episodio di 2 anni fa, uno sciopero di tir di una settimana mise in ginocchio l'intero sistema alimentare distributivo del nostro paese, quindi i supermercati erano vuoti, mentre bastava girare l'angolo e a pochi chilometri c'erano aziende agricole che magari potevano soddisfare in pieno tutte le esigenze della comunità. Ora, le comunità, questa disgregazione su cosa l'hanno sentita? Soprattutto nella ricchezza, perché se voi pensate, quando andiamo a fare la spesa nella grande distribuzione, che tra parentesi detiene il 98% della distribuzione oggi dei prodotti agroalimentari e non agroalimentari, quindi qualsiasi produttore deve per forza di cose andare a patteggiare con loro, perché sono grandi distributori oggi esistenti, hanno il monopolio. Quindi questo atteggiamento ha reso estremamente vulnerabile tutto il processo, e quando noi andiamo nel supermercato, noi portiamo ricchezza che abbiamo prodotto con il nostro lavoro sul territorio, lo portiamo magari a una multinazionale che sparge ai 4 angoli del mondo la nostra ricchezza. Oltre a questo, non reinveste sul territorio, se non 4 spiccioli dei dipendenti, quindi dei salari, a volte nemmeno quello dell'affitto, perché si comprano anche spesso e volentieri grandi superfici, e quindi praticamente sul territorio non ritorna assolutamente niente. Quindi è come se a un sacchetto voi faceste un buco e questo buco continua, voi ci mettete roba, ma dal buco poi esce. Quindi l'economia di un territorio automaticamente si prosciuga nel tempo, e è quello che è successo dal dopoguerra ad oggi, senza contare che la grande distribuzione non patteggia, quindi non ha fornitori locali piccoli. Oggi l'agricoltura,
non so se lo sapete, ma ha una superficie media, l'azienda agricola italiana ha una superficie media di nemmeno 5 ettari, quando oggi un'azienda agricola per guadagnare deve averne perlomeno 70, meglio 600. Quindi è quasi impossibile per un agricoltore piccolo imprenditore oggi sopravvivere a questa cosa. Per questo io vedo qui, sento proprio odore di futuro, è quello che dovrebbe fare qualsiasi amministrazione locale, valorizzare il territorio, ritornare alla riscoperta, riscoprire, togliere la polvere dall'economia che è sommersa del territorio. Noi dobbiamo anche però ragionare su un fatto. La grande distribuzione, le multinazionali possono fare dei prezzi del cibo non di qualità che oggi il cibo biologico non si può permettere, e infatti ci sono i gruppi di acquisto solidale, i famosi GAS, che sono persone consapevoli, famiglie che hanno deciso di fare un passo, quindi consapevolmente, magari hanno sentito il professor Berrino o Giusto Giovannetto o il dottor Longo, e in questo caso hanno cambiato la loro volontà di alimentazione, quindi un'alimentazione salubre, un'alimentazione rispettosa della natura e anche di chi la produce, però questo ha un costo, quindi costerà un pochino di più. Ora siamo nel paradosso che il cibo migliore è un'eccezione e il cibo cosiddetto spazzatura invece è la regola, e noi mi occupo di economia, chiamiamola olistica, nel senso che non si può intervenire su un settore specifico come fa il chirurgo in un piccolo pezzo del corpo umano. Noi bisogna valutare l'insieme della cosa, per cui noi bisogna cercare, e questo è un invito anche all'amministrazione che mi sembra nel progetto abbia già previsto questo, ma è una cosa che va affrontata in un modo piuttosto serio e anche impegnativo, cioè quella di portare il cibo di qualità sulle tavole anche del pensionato, e questa è una cosa che va fatta tenendo presente anche un'altra cosa, che la solidarietà e la cooperazione, noi oggi siamo tanti batteri soli perché non facciamo altro che lottare dalla mattina alla sera per portare a casa la pagnotta, no, si dice. Noi invece dobbiamo pensare, cominciare a ragionare in un modo diverso, cioè la comunità sociale deve riscoprirsi, e qui stasera mi sembra che ci sia già un certo fermento, magari avete usato un po' di Microsoft, c'è proprio questa cosa importante che la comunità sociale deve far conto su se stessa, ovvero sia dove non arriva una famiglia ci deve essere la solidarietà delle altre, e questo comporta un cambiamento profondo di quello che è un territorio e di quello che è un'economia, perché ricordiamoci, c'è una frase che per me è la frase fondamentale, che è quella di un nativo americano, Manitoun Quart, che ha definito l'economia come qualcosa che dovrebbe esistere esclusivamente per dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Cioè l'economia è la cosa più semplice del mondo, ce la fanno, diciamo, un pochino più difficile, e questi economisti, questi analisti, queste delle grandi istituzioni, proprio perché devono nascondere degli interessi che ovviamente non sono sicuramente a nostro favore. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare, che voi state cercando di fare in maniera così con grande successo, e la sala qui lo dimostra, insomma, è quello, è anche l'età, visto che c'è un'età abbastanza media piuttosto bassa, e questo è confortevole, cioè mi conforta notevolmente, perché significa che il futuro
è in buone mani, non è certo nelle mani nostre, ma deve diventare sempre di più nelle mani di chi sarà imprenditore domani, sarà papà domani, sarà mamma domani. Ecco, questa è la cosa più importante. Ora, per portare la solidarietà, la cooperazione, quindi sentirsi un gruppo unico e lavorare anche sui prezzi del biologico, c'è da fare un certo tipo di lavoro, ma i presupposti ci sono tutti. Parlo al plurale perché in questo caso lo faccio insieme a un'associazione nazionale che si chiama Arcipelago SHEC, dove SHEC è l'acronimo di Solidarietà che cammina. Si occupa proprio di sviluppare le energie locali, le comunità sociali, cercando proprio di riscoprire queste valenze che naturalmente sono state completamente dimenticate negli ultimi 30-40 anni. Portiamo avanti un progetto per l'agricoltura che si basa proprio sulla trasformazione del prodotto. Sono come degli empori dei supermercati a cui tutti siamo abituati, ma empori e supermercati che trattano esclusivamente materie prime provenienti dal territorio e materie prime di qualità. Sono strutture neutre perché danno del lavoro, pagano gli stipendi, pagano i costi e poi trasferiscono tutto il plus valore derivante dalla trasformazione del prodotto ai produttori e ai fornitori. Questo vi faccio un solo esempio, quello del pane, cioè praticamente il produttore agricolo che fa il grano prende quest'anno circa 15 euro al quintale. Un quintale di grano produce circa un quintale di pane e il quintale di pane, se voi lo andate a comprare, costa 250-300 euro per poi arrivare a cifre astronomiche se magari ci mettete un pochino di noce, un pochino di olive e così via, no? Ecco, questo giusto per darvi la dimensione del valore, no? Da produzione a prodotto finito. Ovviamente nel pane c'è anche la molitura, lo stoccaggio, cioè sono tante cose, ma comunque è sempre grande il plus valore della trasformazione. Se noi lavoriamo su questo, noi possiamo tranquillamente dare al produttore un prezzo giusto, un prezzo più che decoroso, che gli consenta di mandare avanti la sua azienda. Possiamo anche fare dei prezzi al pubblico che sono in concorrenza a quelli dei supermercati, con la differenza che qui si mangia il cibo di qualità e che si lavora sulla prevenzione delle malattie, si lavora su un sacco di potenzialità che fanno sì che la comunità si rafforzi sempre di più. Quindi quello che cerchiamo proprio di attuare è proprio il lavoro di squadra. Attraverso la solidarietà noi cerchiamo proprio di instillare nella comunità quei virus positivi che fanno sì che la comunità possa prosperare e vivere in modo sempre migliore. Un'altra cosa che cerchiamo di fare è anche quella che insieme all'agricoltura, che per noi è la base, no? Siamo quello che mangiamo, per cui deve essere per forza presa la base di tutto, ma lavoriamo anche sull'artigianato, sulle produzioni locali, che naturalmente devono avere una valenza e devono tornare ad averla, come attraverso i canali distributivi. Quindi dobbiamo creare mercato a queste produzioni che altrimenti non l'avrebbero, dovrebbero passare attraverso la grande distribuzione o altre catene delle multinazionali. Quindi lavorare insieme su queste attività economiche, insieme al corpo sociale, questo consente di cambiare il volto completo di una città nell'arco di pochissimo tempo. Questo ve lo posso assicurare. Lavorare su questo significa lavorare sul nostro futuro, anche perché, e questo ve lo dico da addetto ai lavori, la crisi non è finita, ma la crisi ancora se ne sentirà parlare molto.
e se non c'è coesione sociale non ci sarà sicuramente un'uscita da questa situazione. Grazie. Ecco, come dicevi all'inizio, qui ci sono le premesse giuste per immaginare invece una attenta anche gestione di quelli che sono i rischi della crisi futura da parte dell'amministrazione, con una capacità del tessuto locale di associarsi. Vedo Pier Giorgio Tenani che raccoglie intorno a sé molte associazioni, vedo delle presenze in sala, Raffaele Pezzo che si occupa di salute e che organizza anche lui intorno alla sua cascina delle attività. Ecco, tutto questo articolato secondo me rimette in gioco l'italianità di certe capacità di reazione. Come diceva prima giusto, le micorrize sono un prodotto italiano, adesso non è per fare del nazionalismo, però laddove ci sono delle condizioni favorevoli queste vanno sostenute. Quando leggiamo i libri di Bauman su quello che è il rischio di disgregazione sociale che appartiene ai paesi di lingua anglosassone, quella è proprio una loro specificità. Noi abbiamo un'altra tradizione, un'altra storia, un'altra capacità di fare legami, di creare relazioni. Ecco, facciamo in modo che non si perda questo. Perché naturalmente è chiaro, noi siamo stati travolti negli anni dalla cultura nordamericana per moltissimi aspetti, e in questa cultura ci stavano dentro anche i germi di una nostra possibile disgregazione, che non era una disgregazione italiana, che non è uno stile italiano. In fondo, quando prima Verrino riparlava di una dieta mediterranea delle bisnonne, e beh, questa è proprio il trionfo, del resto è stato decretato essere uno dei pilastri del patrimonio dell'umanità sancito dall'UNESCO. Allora, per quale motivo questa cultura del cibo, questa cultura delle relazioni tipicamente italiana, noi la dovremmo perdere? Questa sarebbe proprio una sciocchezza. Noi abbiamo il dovere di mantenerla e il dovere anche di raccontarla agli altri in maniera che gli altri possano partecipare. Allora Chieri mi pare si possa candidare. Grazie. Adesso vorrei sentire Alessandro Mostaccio, che è presidente del Movimento Consumatori della provincia di Torino, ma soprattutto è il responsabile dei GAC della provincia nel progetto Fragili Orizzonti, che è stato realizzato per contrastare la vulnerabilità sociale della nostra provincia. Io so che Alessandro ha qualche progetto intrapreso qui nel territorio chierese, a seguito anche di questo bel progetto Chierit, per cui ci racconti un po' cosa sono i GAC, questo nome oscuro, ma è lui, e poi che cosa magari si potrebbe realizzare presto qui. Se ti vuoi sedere. Se non ti dispiace sto in piedi, perché un po' per lavoro, in tribunale, un po', insomma, la maggior parte delle cose importanti nella vita si fanno in piedi, dicono, poi non so, tranne magari mangiare velocissima anche mente, nel senso che è dalle 9 che siamo qua e la serata veramente meritava, cerco di non rovinarla proprio negli ultimi minuti. Io rappresento il Movimento Consumatori, è un'associazione di consumatori. È un'associazione che almeno da quando la dirigo, la rappresento io a Torino e in Piemonte, ha un po' smesso di fare il suo lavoro, perché io sono un avvocato, per cui per noi il massimo non plus ultra era quando riuscivamo a vincere una causa contro una causa magari collettiva, contro una multinazionale, poi ci siamo resi conto che tanto è come svuotare il mare con un cucchiaino, no? Ne hai da vincere il caso, questo non vuol dire non facciamole, continuiamo a farle, che siano clausole vessatorie, che siano pubblicità ingannevoli, che siano pratiche commerciali scorrette, diamoci dentro. Però in realtà, se ci mettiamo anche a fare un po' di cultura e provare a fare nella cultura, nei momenti storici di rottura come questo, no? Fino a qualche mese fa ero di buon umore perché si diceva che la crisi era terribile. E più diventava terribile, più diventavo di buon umore, perché pensavo dentro di me, ma sta a vedere, io sono del 71, che magari ho così fortuna che nell'arco della mia vita riesco a vedere un qualcosa che cambia. Cioè rischio davvero di avere la fortuna sfacciata di vedere una storia che non si ripropone secolarizzata nei propri elementi peggiori, ma che, insomma, come tutti sono i momenti di rottura, belli e ricchi.
Invece adesso già sono già tutti a spegnere il fuoco, a dire che in realtà la crisi forse non è così grave, nel giro di poco cambierà tutto, e già ci sono segnali, tempi segnali di ripresa. E questo mi preoccupa e mi inquieta, perché se non ci mettiamo in discussione profondamente adesso, e la crisi è il momento proficuo, perché tutti stanno bene, hanno la pancia grassa e piena, difficilmente si lanciano i pensieri particolarmente nobili, e quindi insomma, per farla breve, è il momento anche di agire. Soluzioni, almeno io non ne vado a vendere, però stiamo facendo dei tentativi, delle sperimentazioni molto serie, ne racconto un paio veloci, e quindi dalle cause si inizia a insegnare ai bimbi nelle scuole elementari a leggere le etichette dei prodotti alimentari, perché devono capire cosa comprano, poi inizi a stampare qualche guida ragionata al consumo consapevole, mettendo insieme tutto ciò che negli ultimi decenni il settore del consumo critico ha prodotto nelle sue provocazioni, nelle sue sperimentazioni, e poi inizi a cercare di studiare o di rivisitare alcuni modelli di filiera che di nuovo non abbiamo invitato noi, perché noi spingiamo molto sulla filiera corta. La filiera corta esiste in natura, ma diciamo ne abbiamo perso l'abitudine con la secolarizzazione della commercializzazione attuale, per cui in realtà filiera corta è il venditore diretto che viene con mercatino in Piazza Dante, filiera corta è chi compra online dalla cascina, poi però se lo deve andare a prendere o lo riceve a casa. Filiera corta sono i gruppi d'acquisto che venivano citati prima, da una ventina d'anni sono nati i GAS, i gruppi d'acquisto solidari, cioè gruppi di amici che si mettono insieme e fanno insieme degli ordini di spesa accumulativi per ottenere prezzi migliori, ma soprattutto per coltivare un rapporto diretto col produttore, per conoscere e tracciare il prodotto e per sentirsi più garantiti sulla qualità finale. Noi diciamo, abbiamo reinterpretato questo modello proponendo alla provincia di Torino di darci la possibilità come associazione dei consumatori di provare a vedere se questo modello fino a che punto reggeva, fino a che punto lo si può estendere, ponendo la nostra attenzione, visto che siamo un movimento consumatori e non un'altra realtà, anche al discorso pro concorrenziale, cioè deve essere competitivo. Il gas non può essere una nicchia, o meglio può esserlo e ha diritto di esserlo, ma visto che stiamo in questo caso facendo un discorso di sistema, stiamo cercando dei nuovi modelli di sviluppo, vogliamo puntare a creare e far crescere dei germogli di una cosiddetta altra economia, abbiamo bisogno che dell'economia possegga contenuti minimi, e quindi per me, come movimento consumatori, non come Alessandro Mostaccio, il gas non può essere una risposta di elite, una risposta culturale, va bene, lo deve essere, è una giusta provocazione, ma deve diventare modello anche nella provocazione, ma deve raggiungere dei volumi, delle economie di scala che le permettano, ad esempio, di far sì che se perché qui ci giriamo sempre attorno, no? Anche quando si va qualche volta lì nelle televisioni private, dibattiti, ma sto prodotto di filiera corta costa di meno o costa di più? Perché poi ti dicono, ah, ma costa di più perché è buonissimo. Sì, ma cavoli, ho saltato 12 passaggi di filiera, non può costare la stessa cifra. Non è morale, perché cosa è successo? Che man mano, quindi abbiamo proposto alla provincia di darci la possibilità di aprire dei gruppi d'acquisto e c'è stato risposto di sì. Negli ultimi 2 anni ne abbiamo aperti una decina nel territorio della provincia di Torino che gestiamo direttamente noi come movimento consumatori. Noi fungiamo da rapporto con i produttori fatturano al movimento consumatori, chi è iscritto ai GAC, ai gruppi d'acquisto collettivi, li abbiamo chiamati tutti, gli acronimi sono terribili, li abbiamo chiamati collettivi giusto per distinguersi dai solidari, perché i solidari vivono grazie al volontariato dei membri del gruppo, mentre il gruppo d'acquisto collettivo si basa su una struttura del movimento consumatore che ha dei suoi organismi, riceviamo dei fondi pubblici per fare tutta questa attività. Ad oggi ci sono 500 famiglie che fanno la spesa con noi su un listino di circa 120 prodotti che vanno dal secco al fresco, quindi ortofrutta, ormai sta diventando anche a chilometri zero. Noi fin dall'inizio abbiamo scelto il bio, non perché ci crediamo politicamente per l'ambiente e tutto il resto, ma poi perché il movimento consumatori ci sentivamo anche un pochino più tutelati.
c'è un regolamento europeo, c'è una legge, ci sono dei limiti, ci sono delle certificazioni, sulla certificazione si potrebbero aprire mille parentesi, e noi poi a nostra volta ancora andiamo a sottoporre ad analisi chimiche i prodotti già certificati da noi, giusto per vedere se poi alla carta corrisponde la sostanza. Ebbene, vado veramente a chiudere, man mano che iniziavamo a giocare con lo strumento del GAC, e noi i nostri GAC funzionano tutti a ritmo settimanale, quindi non come giustamente la maggior parte dei GAC che ordinano una volta al mese, insomma si cerca di far sì che quel listino possa essere direttamente fruibile nella settimana, che quindi ogni settimana uno possa ritirare quello che ha ordinato la settimana precedente. Abbiamo visto che iniziavano man mano a mancarci i fornitori. Cioè, finché avevamo numeri bassi, poi non li abbiamo aperti tutti e 10 in un colpo solo, sono 2 anni che lavoriamo su questa sperimentazione dei gruppi di acquisto collettivi, in questi 2 anni abbiamo visto che man mano che crescevamo di volumi, la maggior parte, potevamo ottenere dei prezzi migliori, ma la maggior parte dei nostri fornitori non erano più intenzionati a rifornirci. Perché? Proprio perché fino adesso, gas o non gas, il bio, anche il bio era un discorso di elite, loro avevano altri canali di vendita, chi si è convertito al bio negli anni giusti e l'ha fatto perché ci credeva come politica 20 anni fa, adesso ha il mercato, non è lì che si è riconvertito a tradizionale, che è partito 20 anni fa, ha il mercatino diretto dove ti vende le cose in piazza a molto di più, al gas stesso, che appunto il gas non ha l'attenzione al prezzo, per cui li rifilano le zucchine a 3 euro al chilo a luglio, anzi i gasisti che sono anche motivati se le vanno a prendere da lui in cascina. Insomma, arriviamo alle perversioni delle perversioni, no? Negli anni 70 se non portavi a un dibattito pubblico un operaio e lo facevi vedere, dice, compagni abbiamo l'operaio, non eri, adesso molto spesso se non ti porti sul palco un agricoltore e magari anche con le mani ancora un po' sporche di terra, cioè questa è la cultura, invece noi dobbiamo creare un'altra economia. E vi dicevo, non abbiamo più fornitori, perché i prezzi cui sappiamo che possiamo ottenere le merci, e se andate sul nostro sito del Movimento Consumatori lo vedete, sia l'elenco dei fornitori che dei prezzi è pubblico, non li conviene più. E infatti adesso, e chiudo, vogliamo implementare questi progetti cercando di costruire pezzi di filiera che mancano attorno. Rimane la filiera corta, quindi c'è sempre solo il consumatore e il produttore. Stiamo cercando di stringere sul chilometro zero, che comunque è un valore in sé, ma dobbiamo andare, non dico ad adottare i produttori, che verrà dato anche un termine veramente odioso, ma creare una rete di produttori locali che abbiano voglia di investire, di lavorare sulla filiera corta e che inizino a considerarlo come una delle possibili chance di commercializzazione, programmare insieme le colture con loro, dargli l'anticipazione culturale perché hai bisogno anche della liquidità per comprare dalle sementi a quant'altro, e quindi concordare anche con loro il prezzo per tutto di quel prodotto. Sì, è una cosa che si può fare, ve lo diremo di nuovo fra un anno, quando sarà finito questo progetto che inizierà fra un paio di mesi, come io spero, perché ancora sottopondo al posto a bando, ma l'ottimismo ne spremiamo veramente da tutti i pori. E qua a Chieri, una cosa che a noi piacerebbe moltissimo e che per adesso a livello così di empatia, abbiamo trovato tutta l'empatia in questa amministrazione comunale, tutto l'interesse anche dell'AS 5, è quello di dire quanta fatica facciamo a creare un GAC, un gruppo d'acquisto sradicato da un contesto preciso. I nostri GAC, il nostro di Pio Sasco che ha 200 iscritti o quello di Ivrea che ne ha 70, col passaparola, no? C'è questo listino, ci troviamo qua il martedì. Se no invece quale differenza, quale salto di qualità possiamo fare se i GAC, o come li vogliamo chiamare, non siamo affezionati a questo acronimo, iniziano a radicarsi in dei punti di riferimento per la cittadinanza, la fabbrica, la scuola, il comune, tutti i luoghi dove quotidianamente noi andiamo per lavorare o per prendere i figli o per... E lì possiamo prenderci anche la spesa. Emissioni sono a zero, perché tanto lì ci dobbiamo andare, si spera, no? Dopo Brunetta nessuno più osa solo stare male a 2 giorni, no? Però, a parte le battute, si pensava, e questa è la progettualità che stiamo coltivando con l'amministrazione, di vedere, ad esempio, se per esempio in un grosso ospedale, come quello maggiore qua di Chieri, non si può pensare inizialmente per i dipendenti,
500, 600 persone che lavorano lì, di offrire questo strumento di acquisto e poi aprirlo anche eventualmente alla cittadinanza, cioè mandare, unire il sistema, la filiera corta, a luoghi di effettivo raduno. Quindi può essere una fabbrica, può essere... E questo è quello che vogliamo provare, quello che mettiamo a disposizione come movimento consumatore di questo territorio e niente, non diciamo null'altro, sono augurando buona fortuna a Chiarit e a tutto il team che sta portando avanti il progetto. Nessuno, grazie. A questo punto, visto che ormai siamo alle battute finali, abbiamo fatto la rassegna di questo progetto molto complesso. Ho visto anche l'interesse dei nostri studenti del Politecnico che credo avranno tratto alcuni spunti stasera da quello che hanno sentito e comunque in generale molte delle persone che erano qui stasera sono probabilmente testimoni a cui voi potete rivolgervi nelle prossime settimane per approfondire il progetto. Vorrei invitare il direttore generale dell'ARES, il dottor Oscar Bertetto, adesso a dirci alcune parole, anche perché il dottor Bertetto è stato per anni un oncologo di grande fama a Torino e altrove e quindi ha una particolare sensibilità al problema della salute dei cittadini e l'alimentazione e che poi da poco ha anche aperto un parco alimentazione e salute su incarico della regione. Grazie dell'invito, mi sono qua. Che cosa sta facendo l'agenzia e come si inserisce l'iniziativa di questa sera? Ma innanzitutto io credo che i problemi che abbiamo di fronte sono di tre tipi. Un problema di carattere culturale, un problema di carattere scientifico e uno di carattere organizzativo. Cercherò di vedere brevemente che cosa facciamo su tutti e tre. Sul problema culturale l'agenzia è l'agente promotore del postale della salute, che è un po' quanto è avvenuto qui a Chieri, che ha suscitato l'attenzione su queste tematiche. Che cos'è il postale della salute? Io credo che storicamente il modo con cui si parlava nelle piazze dei nostri paesi e si teneva insieme la comunità era la forma teatrale con cui la comunità in qualche modo riconosceva se stessa e attraverso il postale della salute noi cerchiamo di far riconoscere le comunità che in qualche modo hanno costruito momenti di salute all'interno della nostra regione. In fondo, se andiamo a vedere la storia della sanità piemontese, è una storia di cittadini che hanno unito le loro forze per difendersi dalle malattie, costruendo momenti di ospitalità, i vecchi ospizi, o cercando di mettere in piedi delle iniziative per difendersi dalle malattie e per promuovere salute. Il teatro è una forma per ricostruire tutto questo. Il secondo aspetto, che è quello scientifico, che nasce con il Parco della Salute Alimentare, è quello di mettere insieme, e mi piace questa sera che qui siano presenti molti giovani che vengono dal Politecnico, ma sicuramente si tratterà di mettere insieme giovani che vengono anche dalle altre facoltà dell'Università di Torino e del Piemonte Orientale, che è quello di promuovere e unire tra di loro, facendo sistema, tutte le varie ricerche che ci sono in ambito universitario e non solo che riguardano l'alimentazione e la salute. Molte cose ci vengono dalla saggezza popolare, molte cose probabilmente dobbiamo ancora studiarle, evidenziarle con gli studi scientifici e abbiamo visto come siano degli studi particolarmente difficili perché non basta aggiungere questo o quella vitamina, questo o quel oligo elemento per risolvere il problema, ma probabilmente dobbiamo capire le interferenze, le interconnessioni che esistono tra i vari alimenti e tutto questo quindi ha bisogno di ricerca, così come ha bisogno di ricerca di capire meglio che cosa inquina i nostri cibi o che cosa invece li protegge,
come vanno conservati e così via. Quindi il promuovere la ricerca è un altro dei grossi temi che abbiamo di fronte come agenzia. Abbiamo già fatto alcune riunioni su questo, siamo andati a vedere il ruolo dell'alimentazione nelle malattie cardiovascolari, nelle malattie oncologiche, nelle malattie cosiddette dismetaboliche, e adesso stiamo approfondendo queste tematiche, il ruolo dell'alimentazione nelle malattie nefrologiche, il ruolo dell'alimentazione in età pediatrica, il ruolo dell'alimentazione dell'anziano. E l'altro versante della medaglia è che se nella nostra società spesso ci si ammala per il troppo mangiare, quando si diventa anziani, spesso soli e anche un po' depressi, ci si può invece ammalare per malnutrizione o per problemi legati alla mancanza e alla carenza di alcuni alimenti. L'altro problema che abbiamo di fronte, che è stato toccato un po' dagli ultimi interventi su cui stiamo lavorando, è come valorizzare i prodotti locali, la filiera corta, un diverso modo di consumare all'interno delle strutture sanitarie della nostra regione. Quindi stiamo rivedendo tutta la questione della nutrizione all'interno degli ospedali, la nutrizione nelle RSA, che è ancora più problematica e complessa di quella ospedaliera, e la nutrizione nelle mense scolastiche, perché abbiamo detto prima che bisogna iniziare il più precocemente possibile per promuovere una corretta alimentazione. E questi tre grossi filoni, quindi l'alimentazione nell'ospedale, l'alimentazione nelle RSA e l'alimentazione nelle mense scolastiche, sono altri campi di intervento su cui come agenzia stiamo lavorando. Infine, un'ultima cosa che ci è stata attribuita, questa è una delibera proprio di due settimane fa, una delibera congiunta dell'assessorato all'agricoltura e dell'assessorato alla salute della nostra regione. Come agenzia dovremmo promuovere una unificazione innanzitutto tra questi due assessorati, agricoltura e salute, ma poi dovremmo coinvolgere anche l'assessorato all'ambiente e l'assessorato al commercio per mettere in campo tutto quanto può essere promosso per la filiera corta e l'utilizzo dei prodotti locali in tutte le mense collettive della nostra regione. Quindi, come dicevo prima, scolastiche, RSA e ospedali, andando anche a vedere alcuni aspetti che sono forse un po' più barbosi e un po' meno attraenti, ma che purtroppo sostanziano poi, ed è per questo che parlavo anche di problemi organizzativi, sostanziano poi la pubblica amministrazione, e che cioè per poter promuovere la filiera corta nelle mense occorre andare ad un nuovo sistema di appalti, ad un nuovo sistema di distribuzione di cibi, a un nuovo sistema di rapporti con per esempio gli agricoltori, perché promuovere la filiera corta significa fornire le mense degli nostri ospedali tutti i giorni dell'anno. E fornirlo tutti i giorni dell'anno vuol dire avere prodotti in tutte le stagioni, quindi vuol dire diversificare il menù, vuol dire essere in grado anche nei periodi in cui l'agricoltura è un po' meno produttiva nelle nostre terre, che sappiamo essere accompagnato anche da alcuni mesi invernali, dove anche qui la saggezza degli antichi ci dice che prodotti possono essere utilizzati ma che devono essere rivalorizzati e reintrodotti nelle mense. E quindi in qualche modo stiamo ragionando per far sì che questo non sia soltanto uno slogan, ma diventi effettivamente una possibilità e una realtà. L'iniziativa di questa sera qui a Chieri è particolarmente importante, perché sarà sicuramente un tassello di questo progetto più generale che come agenzia andiamo a compiere, e quindi colgo l'occasione per invitare fin da ora il sindaco e l'assessore di Chieri a partecipare ai lavori futuri del Parco della Salute Alimentare presso l'Agenzia, e di vedere quali possono essere le sinergie tra la Regione Piemonte, l'Agenzia e il Comune di Chieri per dare ancora maggior slancio a questa iniziativa, che mi pare però dalla serata di questa sera abbia già delle buone gambe per camminare anche da sola, ma magari insieme riusciamo a farla e a realizzarla meglio. Vorrei ringraziare tutti voi.
quelli che sono rimasti fino a quest'ora, vorrei ringraziare i nostri relatori che sono stati di volta in volta appassionanti, affascinanti, trascinanti, qualche volta magari un po' tecnici, ma certamente sono anche le persone sulle quali noi contiamo per il proseguire del nostro progetto, perché con ciascuno di loro approfondiremo poi in riunioni magari di minor grandezza, ma serviranno comunque poi per intraprendere il percorso nella sua concretezza, in particolare mettere insieme i produttori, mettere insieme gli acquirenti, inserire qualche elemento di novità anche dal punto di vista finanziario qui a Chieri. Da questo momento in avanti credo che ci saranno molte iniziative, ci saranno convegni, ci saranno iniziative nelle scuole, ci saranno le messe chieresi della salute. Seguite tutte queste iniziative sul sito www.cibocibo.it, poi penso che saranno anche sul sito del Comune. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare a Pinuccio Famà e ad Alberto Cugino, che sono veramente stati al nostro fianco in tutto questo tempo, sono stati i motori ardenti di questa iniziativa. E...